Buongiorno, benvenuti all'Opede di un posto di scienza, il programma di divulgazione scientifica del gruppo ERA, pensato per le scuole secondarie di secondo grado del territorio Emiliano Maragnolo e Triveneto. Ci colleghiamo con Bologna nella sede del gruppo ERA per il saluto di Valentina Cervellati, che è responsabile dei progetti scuola per il gruppo ERA. Buongiorno Valentina. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Saluto tutti gli insegnanti anche del Triveneto. Ogni anno realizzare questo programma di divulgazione scientifica per ERA è un impegno importante, è un impegno che ci sta molto a cuore. Cerchiamo di coinvolgere gli studenti sull'importanza del sapere e della conoscenza scientifica, per cercare di stimolare la loro curiosità. Appunto sui temi di scienza, ma di innovazione, ma anche di sostenibilità, per renderli più consapevoli e più protagonisti del loro futuro. Con queste attività cerchiamo di offrire loro esperienze, incontri fuori dall'ordinario e strumenti che le aiutino a far fronte alle sfide che li attendono. E quindi ecco, mettere insieme un programma così ricco e vario è una cosa a cui teniamo molto e che ogni anno, insomma, nella quale mettiamo tantissime energie. Sono quasi 40 le attività che potete scegliere. Per noi ecco, il vostro lavoro è cruciale e cerchiamo di essere con voi durante tutto l'anno, anche con materiali e risorse di supporto alla didattica. E quindi speriamo di soddisfare con questo programma le vostre esigenze. E la sensibilità dei ragazzi è cresciuta, lo sapete meglio di noi, e noi ogni anno cerchiamo di essere all'altezza delle loro e delle vostre aspettative con questa offerta. E quindi niente, buon inizio d'anno e un buon pozzo di scienza. Vi aspettiamo davvero numerosi e fateci sapere se troverete appunto delle attività di vostro interesse o se ci sono suggerimenti o cose che possiamo migliorare, perché è grazie anche al vostro supporto, al vostro aiuto che ogni anno miglioriamo questa offerta. Grazie a tutti e buon pozzo di scienza. Grazie mille Valentina. Prima di cominciare presento i colleghi che sono qui oggi con noi per la diretta. Allora saluto Raffaella Orsand da Trieste dell'Immaginario Scientifico. Ciao Raffaella. Ciao, grazie a tutti, buongiorno, grazie per l'invito. Irene Campetti e Marco Pollastri di Centro Antartide in collegamento da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Andrea Tagliapietri e Giuliano Ferrari della LUACCA da Modena. Buongiorno a Allora, tutti. lascio Ciao. un attimo la parola a Giuliano che vi illustrerà le modalità per interagire con noi durante questa oretta di presentazione. Eccoci, velocemente vi invitiamo a porci tutte le domande rispetto alle cose che poi, alle curiosità che magari scaturiranno dalla nostra presentazione, quindi non abbiate timore, interagite con noi attraverso la sezione che trovate nel menu in basso, domande e risposte, ci fermeremo un paio di volte durante questa nostra presentazione per rispondere. Se riesco rispondo direttamente io, altrimenti rispondiamo in video con l'aiuto dei colleghi. Quindi ci vediamo dopo qui. Grazie. Grazie. Grazie mille Giuliano. Allora, anche quest'anno abbiamo pensato di organizzare un incontro dedicato ai docenti che viene registrato, quindi eventualmente i colleghi che non sono potuti intervenire potranno vederlo registrato per presentare appunto tutte le novità del nuovo programma di un posto di scienza che quest'anno compie 18 anni, quindi diventa maggiorenne. Ecco. Inauguriamo quindi oggi proprio con voi un nuovo triennio che raccoglie un'importante eredità degli anni passati, consolida comunque i risultati finora che abbiamo raggiunti e propone però anche nuovi traguardi, consapevoli appunto del valore e del ruolo che può avere comunque un progetto come questo in un contesto scolastico attuale. E le attività sono state pensate per sviluppare una visione unitaria e soprattutto multidisciplinare, e coinvolgere quindi trasversalmente sia le materie umanistiche che quelle scientifiche, il digitale, l'analogico, la didattica a distanza e quella in presenza.
coerente quindi con quelli che possono essere i bisogni formativi della scuola e soprattutto con i temi ambientali, sociali ed economici più attuali. È nostro desiderio quindi di far sì che le ragazze e i ragazzi tornino a essere protagonisti del loro futuro. Il titolo dell'edizione 2023-2024 è Oltre il limite, esplorare nuovi orizzonti. È un invito quindi a superare i propri limiti, spingersi oltre la propria zona di comfort e scoprire nuovi orizzonti. L'orizzonte diventa quindi uno stimolo verso percorsi di crescita, una metafora della scienza che si spinge verso il nuovo e l'ignoto alla ricerca della conoscenza. In questa prospettiva, quindi, la flessibilità e l'interconnessione sono sempre più importanti, come lo sono anche gli obiettivi e traguardi di sostenibilità dell'agenda ONU, che continua a essere per noi il tema guida della nostra progettazione. A dimostrazione quindi che la realtà è complessa e quindi ci sono notevoli e molteplici variabilità in gioco, ecco, sostanzialmente. Allora, io adesso condivido la presentazione che abbiamo preparato oggi, in modo che poi possiate seguire meglio la presentazione. Posto di scienza, dunque, abbiamo 39 nuove proposte in presenza e a distanza o entrambe. Quindi sono diciamo nuove proposte, in particolare abbiamo come dire delle proposte proprio nuovissime che gli altri anni appunto non avevamo avuto. Per esempio abbiamo un posto di scienza fuori classe di cui poi parleremo più avanti, con eventi aperti quindi alle famiglie e alla cittadinanza. Un nuovo tema per la Citizen Science, quindi che è un tema della biodiversità, ma abbiamo anche quattro laboratori inediti su alcuni temi dell'Agenda 2030 e un nuovo laboratorio di divulgazione scientifica. E quindi, insomma, ci sono alcune cose che magari ritroverete rispetto all'anno scorso, ma sicuramente anche tante cose nuove. Allora, per facilitare la lettura, voi troverete sia nel programma che è scaricabile, poi vedremo esattamente quando andremo a vedere il sito esattamente dove si può scaricare, ma anche all'interno del sito abbiamo mantenuto alcune icone che sono quelle che individuano un po' la possibilità, appunto, o comunque sono dei consigli che noi diamo per partecipare. Alcune attività sono più indicate per il biennio, altre per il triennio, altre invece possono essere comunque scelte da tutte le classi, con le solite icone legate invece alle attività in presenza e a distanza, quindi vi aiutano a capire in che maniera vengono poi fatte, le attività. Allora, io prima di lasciare la parola quindi al mio collega Marco Pollastri che ci illustrerà gli eventi, a questo punto lancerei uno dei nostri video che è stato fatto l'anno scorso nelle scuole per darvi un po' un'idea di quelle che sono solitamente le modalità e le tecniche che noi utilizziamo all'interno dei nostri laboratori. Vi chiedo alla regia di far partire il video. Questo progetto secondo noi è un progetto molto importante, molto significativo e anche molto interessante. Penso che sia anche un'opportunità per i giovani d'oggi scoprire questi problemi che i media e i telegiornali non raccontano tutti i giorni. Eccoci. Allora, lascerei a questo punto la parola a Marco per la presentazione di un broadcast di eventi. Marco, a te la parola. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, sì, noi quest'anno abbiamo immaginato di articolare diversamente rispetto agli anni precedenti i nostri eventi,
avremo in questo modo una proposta più ampia e organizzata diversamente, quindi magari se andiamo avanti con la presentazione. Ok, perfetto. Nel senso che saranno incontri di 2 ore in modalità webinar come negli anni precedenti, ma abbiamo individuato tre principali temi. Un tema ricerca, dove andremo, e poi lo vedremo un po' più nel dettaglio, in un tour nel laboratorio della ricerca italiana in collaborazione con il CNR. E stiamo individuando ancora i laboratori perché chiaramente non è così immediato riuscire a individuarli, però vi manderemo comunicazione a brevissimo. Saranno due appuntamenti e l'idea che contraddistingue appunto questo broadcast di eventi è proprio che sono eventi comunque in parte correlati, per cui possono essere fruiti singolarmente e quindi si può partecipare anche a solo uno di questi, oppure anche ad entrambi, proprio per avere un quadro anche più ampio di quello che è l'idea della ricerca, che chiaramente avrà un riferimento specifico ai temi ambientali, ma non solo. E quindi l'anno scorso siamo entrati in una stanza appunto fredda, che serve appunto per la messa a punto dei microchip e quant'altro, e quest'anno proveremo a entrare in altri ambienti altrettanto poco frequentabili o visitabili, sicuramente dalla scuola o dagli studenti. Un altro tema invece che abbiamo aperto, che nasce tra l'altro da un'esperienza che abbiamo svolto con collegamento l'anno scorso con Valeria Barbi, che ci aveva accompagnato in questo viaggio che lei sta facendo nella Panamerica, quindi dall'Alaska a Sud America, e quindi abbiamo deciso di dedicare un filone proprio al tema della biodiversità. Saranno tre appuntamenti, anche in questo caso con delle sfumature differenti l'uno dall'altro e con dei temi di approfondimento diversi. Nel primo incontreremo Mia Canestrini, che è un noto anche viso della TV italiana perché partecipa spesso anche trasmissioni televisive. Lei in particolare è un'esperta di conservazione della biodiversità animale e, partendo dalla scoperta del lupo e di queste pratiche, del rapporto fra uomo e natura, tra l'altro in un anno in cui molto si è parlato di questo rapporto, in particolare della convivenza con gli orsi, e quindi parleremo di questo tema e poi andremo in giro per il mondo. E quindi un secondo appuntamento ci vedrà collegarci con il Costa Rica, e quindi saremo direttamente, andremo virtualmente in Costa Rica, ci collegheremo con Esteban, che è fondatore del Costa Rica Wildlife Foundation, che tra l'altro appunto è considerato uno dei più importanti, come dire, divulgatori della biodiversità e dei ricercatori che si occupano di questo. Tra l'altro lui collabora con la Fondazione insomma, appunto, internazionale di molto nota, e poi con Valeria Spinal, che è biologa e coordinatrice del programma TROC, sempre in Costa Rica, e sono tra l'altro dei, come dire, degli esploratori della natura, e quindi ci collegheremo con loro. Vi segnalo che sia questo incontro, anche se loro parlano spagnolo, per cui probabilmente è più comprensibile, però sia questo incontro che il successivo, che adesso vi mostreremo, saranno in lingua inglese. E quindi diventano un'occasione. Abbiamo deciso di fare questa sperimentazione per portare i nostri ragazzi nell'ambiente multilingue in cui comunque si trovano o si troveranno a vivere, e quindi gli incontri saranno l'ultimo con Joel Berger, che è considerato un grande conservatore della natura, si occupa di grandi mammiferi. Lui ha trascorso una gran parte, poi è stato espulso dalla Namibia perché per il suo impegno a protezione dei rinoceronti, e quindi insomma vedremo questi personaggi che sono, diciamo, delle icone a livello mondiale della tutela della biodiversità. E infatti questi li abbiamo chiamati le eroine e gli eroi della conservazione. L'ultimo filone è quello che riguarda invece il lavoro green,
come negli anni passati abbiamo appunto un focus su questo, ci teniamo molto, nel senso che è uno degli aspetti che servono anche per fornire degli elementi ai ragazzi, soprattutto a quelli degli ultimi anni che si stanno approssimando alla scelta degli studi magari universitari e non solo, o a immettersi nel mondo del lavoro. Qui lo faremo appunto come di tradizione, il viaggio accompagnati da Marco Gisotti. Visiteremo nello specifico, come l'anno scorso abbiamo visitato la Granarolo e che ci ha portato la loro testimonianza anche rispetto ad esempio a quelle che sono le skill che i ragazzi, che, anzi le aziende cercano dai nuovi assunti o quelle che possono essere i lavori del futuro, diciamo così, o del presente e del futuro. Qui avremo due appuntamenti, uno che è già stato definito con l'aeroporto di Bologna, che appunto ha messo in piedi una serie di programmi, di azioni proprio sul fronte green molto strutturate, e un'altra azienda, che in verità abbiamo già individuato, ma da cui stiamo aspettando una conferma definitiva, sempre nel territorio emiliano-romagnolo, un'azienda molto nota, della Romagna, anzi in verità. E che si occupa del settore del wellness e quindi che opera in quel settore, quindi racconteremo dall'interno di queste aziende quelle che possono essere le prospettive. E come in tutti gli anni passati, durante gli eventi attiveremo delle forme di interazione diretta attraverso dei questionari o altro. Nello specifico faccio un passo indietro per quanto riguarda gli interventi degli eroi della biodiversità. Abbiamo previsto anche di mettere a disposizione degli insegnanti, per chi vorrà farlo, dei micro kit di lavoro per produrre, poi per diventare anche, fare in modo che anche i ragazzi diventino non eroi, ma almeno testimonial della biodiversità e della conservazione. Ecco, tutto qua, lascio la parola a Lucy. Grazie mille Marco. A questo punto andiamo via veloci, passiamo al prossimo tema che è quello dell'interview e qui chiamo Andrea a presentare questo grande mondo delle interview. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, vediamo questo, insomma, abbiamo un sacco di proposte di interview da presentarvi, quindi perdonatemi se correrò un pochino, ma ci teniamo particolarmente perché ci sono tematiche molto interessanti e anche molto attuali. Una panoramica veloce, si tratta di interviste fatte a esperti di settore, quindi sia di tematiche scientifiche, ma anche di aziende e di centri di ricerca, che esporranno appunto il loro punto di vista, le loro conoscenze in determinati ambiti nell'arco di 2 ore. Nell'arco di queste 2 ore, chiaramente i ragazzi avranno un ruolo fondamentale perché potranno interagire direttamente con questi esperti ponendo loro le loro domande scritte da loro e poste proprio in diretta. Sono incontri in cui parteciperanno in contemporanea da 2 a 8 classi e si terranno nell'arco di tempo tra febbraio e maggio. Le date in questo caso saranno decise in accordo con i relatori e poi vi verranno appunto comunicate e voi potrete decidere liberamente a quale partecipare e con quante classi. Gli incontri previsti sono 15, adesso riguarderanno molte tematiche diverse, ma andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Così vi faccio una carrellata. Dunque, abbiamo, diciamo, idealmente suddiviso in 3 sezioni questi 15 incontri. Partiamo dalla transizione ecologica con Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica all'Università di Tor Vergata, che ci parlerà della sfida della transizione ecologica, quindi andare a coniugare sostenibilità ambientale con sostenibilità sociale anche, quindi la sfida di abbandonare un po' la foga di produrre tanto in fretta. E questa sfida chiaramente dovrà essere affrontata non solo dal settore non profit, ma anche da quello profit. Poi avremo il professor Paolo Pileri, professore di pianificazione e progettazione urbanistica del Politecnico di Milano,
con l'incontro Noi e il suolo, quindi dove andremo a conoscere il suolo, questo ecosistema purtroppo sempre sottovalutato, ma che di fatto è responsabile della fertilità del terreno, del sequestro di un'enorme fetta di CO2, della stabilità idrogeologica, quindi un ecosistema estremamente importante. Avremo un incontro con Carlo Andriolo, ovvero l'amministratore delegato di Aliplast del gruppo ERA, in cui parleremo appunto dei limiti della plastica che si superano usando la testa. Quindi parleremo di come effettivamente la plastica sia un problema solo nel momento in cui viene usata in maniera errata, e delle difficoltà che stiamo cominciando ad avere con tutti questi tipi diversi di plastiche che ci si presentano ogni giorno, che ci mettono un po' in confusione, e vedremo anche soprattutto quali novità anche tecnologiche stanno comparendo per rendere il riciclo della plastica sempre più efficiente. Parleremo anche con Marcello Bondesan, responsabile sviluppo progetti di distribuzione energia in rete, sempre del gruppo ERA, nell'incontro Tante strade per l'energia rinnovabile, una sola per il futuro. Il ruolo delle fonti rinnovabili lo approfondiremo, ma soprattutto vedremo come la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è fondamentale, sta diventando fondamentale. Quindi parleremo tra l'altro anche dell'idrogeno e di come questo possa aiutarci in questo momento di conversione energetica. E infine avremo anche Silvia Giovannini, responsabile ERA per gli impianti del ciclo idrico, nell'incontro Il riciclo dell'acqua è possibile, e qui vedremo appunto come cercheremo di rispondere alla domanda: è possibile riutilizzare le acque reflue in modo da renderle più utili, per esempio per irrigare i campi, abbattendo così prelievi di acqua dai fiumi e dalle falde acquifere, che in questo momento sono in particolare sofferenza. Poi abbiamo una seconda tematica che abbiamo, diciamo, chiamato crisi climatica, e partiamo da un incontro con Elisa Palazzi, climatologa e docente dell'Università di Torino, nell'incontro dal titolo Cambiamento climatico, le connessioni nascoste. Questo è un incontro molto interessante perché ci mostrerà come ad esempio le correnti marine possono essere collegate al tempo meteorologico, o come lo scioglimento delle calotte polari modifichi la piovosità a centinaia di migliaia di chilometri di distanza, cose che a noi sembrano strane, ma che in realtà conosciamo, questi dati li conosciamo già da tempo, ma facciamo un po' fatica a metterli in correlazione. Parleremo anche con Annalisa Corrado, ecologista ed esperta della transizione ecologica, nell'incontro dal titolo Attivismo ecologico, il ruolo delle donne. Molto interessante perché ci racconterà come negli anni il ruolo delle giovani donne nella lotta ai cambiamenti climatici è stato sempre più centrale. E quindi ci spiegherà anche come alcune di esse sono diventate simbolo stesso della lotta, generando movimenti e anche trascinando dietro sé milioni di altre persone. Poi invece avremo l'incontro come tutelare l'ecosistema marino tra cambiamento climatico e sfruttamento con Simone Libralato, oceanografo presso l'Istituto Nazionale OGS di Trieste. In questo incontro parleremo delle politiche della sostenibilità della pesca, in particolare nell'Adriatico, e di come queste siano fondamentali per non distruggere questo delicatissimo ecosistema, ma soprattutto di come debbono essere aggiornate dal momento che dobbiamo affrontare le sfide del cambiamento climatico. Incontreremo anche Thomas Gasparetto, ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste, con l'incontro Vivere in Antartide, superare i propri limiti senza congelarsi le dita. Un incontro molto interessante perché ci racconterà della sua esperienza di un anno passata in Antartide con tutte le limitazioni, gli adattamenti, i sacrifici necessari che possono esserci utili anche nella vita di tutti i giorni, possono magari essere da spunto, da idea per affrontare al meglio questo periodo di mutamento. E infine un altro incontro con Marco Acutis, professore ordinario dell'Università di Milano, nell'incontro Agricoltura e cambiamento climatico, la sfida della conservazione. Quindi la direzione intrapresa negli ultimi anni nel settore agricolo, come è possibile ridurre l'impatto dell'uomo anche tramite la riduzione degli interventi sulle coltivazioni.
Poi abbiamo un ultimo tema che è quello dell'attualità, diciamo, in cui ci sono i temi più scottanti di questo momento storico. Parleremo con Stefano Biressi e Luciano Conti, professori rispettivamente di biologia molecolare e biologia applicata dell'Università di Trento, nell'incontro 2050 Sfida del Cibo, dove rimanendo sul tema del cibo e dell'alimentazione vedremo con loro come è possibile affrontare la sfida per permettere una produzione di cibo sufficiente a sopperire al sostentamento delle ipotetiche 10 miliardi di persone previste per l'anno 2050. Incontreremo Valentina Sumini, architetto dello spazio, che ci parlerà nell'incontro Abitare al limite, cosa ci insegna il design lunare, un interessante incontro per confrontare i modelli abitativi che verranno applicati nelle future missioni di colonizzazione della Luna e magari anche di Marte in un futuro non troppo prossimo, con i nostri invece sulla Terra, quindi cercare anche qui di cogliere degli insegnamenti e imparare cose nuove che ci possono servire nella vita di tutti i giorni. Parleremo con Luca Foschini, presidente e CEO di Sage Bionetworks, nell'incontro L'intelligenza artificiale al servizio della ricerca biomedicale, dove il concetto di benessere si è evoluto molto negli ultimi anni, quindi potendo raccogliere anche un'infinità di dati grazie alle tecnologie sempre più efficienti e spesso portatili, e di come questi dati, questi cosiddetti big data, come vengono chiamati, possono essere effettivamente utilizzati e gestiti magari anche da intelligenze artificiali per darci delle informazioni nuove che magari finora non siamo riusciti ad ottenere. Un incontro dal titolo Per un'ecologia delle relazioni, viaggi antropologici, sarà fatto con Adriano Favole, antropologo e professore ordinario dell'Università di Torino, che invece ci propone di riflettere sulle relazioni tra esseri umani, ma anche tra esseri umani e ambiente, illustrandoci anche società dove differenti dalla nostra, dove appunto che si sono proiettate verso orizzonti diversi nel corso della storia, diversi dal nostro, concentrandosi magari di più sulla biodiversità del pianeta e sulle diversità culturali. E infine un ultimo incontro con Giulia De Tomati, CEO di Invento Innovation Lab e cofondatrice di Be Woman Italy, nell'incontro Un nuovo modello di business, la nuova sfida per imprese giovani, in cui il cambiamento a cui siamo chiamati in questi anni diventerà il nodo centrale, perché richiede nuove conoscenze e competenze, ma soprattutto richiede una trasformazione culturale. Questo cambiamento risulta particolarmente difficile per le aziende, lo sappiamo, faticano ad adattarsi a questa trasformazione, tuttavia questa sfida può dimostrare ai giovani che le aziende non servono solo a produrre lavoro e soldi, ma anche cambiamento culturale e valore per la comunità. A questo punto, se ci sono domande, do la parola a Giuliano magari per risolvere un po' i vostri dubbi, le vostre curiosità, se ce ne sono. Di possibilità di alternative ce ne sono veramente tante, è difficile anche decidere a quale partecipare, quindi se volete appunto approfondire, avete curiosità da chiedere o per quanto riguarda la logistica, siamo qui. Allora, vediamo Giuliano se ti arrivano delle domande, è un piccolo bignami di 15, diciamo, interview e di altrettanti temi, quindi Andrea sei stato bravissimo a presentarle tutte. Quindi mi rendo conto che è difficile anche fare delle domande perché insomma siamo abbastanza veloci nella presentazione proprio per non per appesantire troppo la presentazione. Allora Giuliano, se non ci sono domande per il momento direi che andiamo avanti con la presentazione. Chiedo scusa perché non mi vedevi in video, ci sono un paio di domande, okay. E quindi ve le riporto velocemente. E una domanda che ci chiedono i prof riguarda la possibilità, come nel passato, di aderire a più proposte. Quindi ci chiedono, anche se siamo sulla metà della presentazione del nostro progetto, se come lo scorso anno le classi potranno aderire a eventi invece che alle interview appena presentate, invece che ai laboratori. A questa mi sento di rispondere io velocemente, lo faccio per tutti, non lo fate in chat. Assolutamente sì, nel senso che vi invitiamo ad aderire alle iniziative che pensate siano più centrate rispetto alle vostre classi, dopodiché ci sarà un momento di selezione e
capiremo insieme a quante attività effettivamente potremo assegnarvi, ma in questa fase di iscrizione iscrivetevi assolutamente a tutto. L'altra domanda che è arrivata, ci chiedono rispetto all'interview, in particolare come che tipo di interazione ci sarà tra i nostri relatori e le classi, e in particolare se c'è del materiale, cioè come dovranno preparare i loro studenti. Cerco di essere sintetico, l'interazione sarà un'interazione video, le classi avranno un loro portavoce, manderemo del materiale propedeutico prima dell'interview, un po' di materiale di approfondimento così che le classi possano prepararsi anche le domande da porre poi ai nostri relatori, e appunto ci sarà un momento. L'interview ha proprio questa dinamica, ovvero il relatore presenta il proprio argomento, ma poi si sostiene tutta l'interview proprio con lo scambio di domande tra i ragazzi della vostra classe e l'intervistato. Questo un po' per completare il quadro delle prime due domande che mi sembravano un po' più generali rispetto a alcune altre osservazioni che sono arrivate, che spero che possano essere utili ai prof collegati. Quindi vi rilascio la parola. Grazie mille Giuliano, grazie per le domande. Allora adesso proseguiamo con la nostra presentazione. Vi ricordo comunque che adesso noi vi facciamo una carrellata molto veloce, ma tutti gli approfondimenti li potrete trovare sia nel programma scaricabile dal sito, sia naturalmente direttamente dal sito che poi dopo, come dicevo prima, andremo a vedere. Quindi lascio la parola a questo punto a Raffaella Orzan per la presentazione dei famosissimi laboratori hands-on. Grazie. Ricondivido la presentazione intanto. Grazie Lucy, e buonasera a tutte e a tutti. I laboratori quest'anno hanno una novità, cercando di andare incontro a quelle che sono state un po' le richieste, parlando con gli insegnanti e le difficoltà magari di avere a disposizione ben 2 ore di seguito per affrontare un laboratorio in classe, abbiamo pensato quest'anno di costruire dei moduli di un'ora scolastica in cui si possa affrontare un solo obiettivo. Abbiamo parlato di Agenda 2030, abbiamo parlato di obiettivi sostenibili, quindi abbiamo deciso di provare a fare dei laboratori in cui nell'arco dei 50 minuti dell'ora scolastica venga affrontato un solo obiettivo con un esperimento naturalmente che ha a che fare con questo obiettivo. Gli obiettivi a questo punto che sono stati scelti, che vedrete poi nel programma, sono il numero 6, acqua pulita e igiene, sono il numero 12, consumo e produzione responsabili. Sono il numero 13, lotta al cambiamento climatico, e l'obiettivo 14, la vita sott'acqua. Tutti questi quattro obiettivi possono essere scelti singolarmente, oppure, quindi per una durata di un'ora o 50 minuti, insomma, scolastici, oppure abbinati sempre al numero 13, d'accordo? Quindi poi magari con Lucy vedremo nel sito come si può attivare, come si può procedere magari con la prenotazione, però. Diciamo, possiamo fare un laboratorio di 2 ore scegliendo due obiettivi oppure farne soltanto uno a seconda dei tempi a disposizione del docente. Il concetto di questi obiettivi è semplice. Noi lavoriamo sempre cercando di creare una consapevolezza di quelle che sono le problematiche legate agli obiettivi dell'Agenda 2030, che sono obiettivi naturalmente di cui sentiamo parlare da tanto tempo e tante volte magari ci vengono un po' a noia perché non, ci sembra quasi che non sono così poi interessanti o si dicano sempre le stesse cose. Quindi e difficoltà nel trovare appunto dei temi speciali è proprio questa, quella di ricavare da esperimenti semplici di scienza di base, di fisica di base, poi un collegamento con gli obiettivi sostenibili che hanno appunto una ricaduta sulla vita attuale, sulla vita di oggi. Quindi adesso io prendo uno a caso, per esempio l'obiettivo numero 12, che riguarda i data center e la sostenibilità digitale. Era un argomento che ci sembrava interessante, soprattutto per i ragazzi che sono sempre, insomma, collegati e vogliono gli allegati e WhatsApp,
internet e via dicendo, senza magari rendersi conto che anche utilizzare la rete non è poi così sostenibile. Dobbiamo anche conoscere quello che sta a monte, no? Quello che sta a monte e quanta energia, per esempio, viene utilizzata e quanta potremmo cercare di limitare, magari adottando dei comportamenti o trovando degli stratagemmi, no? Usando degli strumenti diversi. Quindi in ogni laboratorio, così come parlo dell'obiettivo 12, posso parlare, non so, dell'obiettivo 13, che è quello che dovrebbe accompagnare sempre un eventuale altro obiettivo, si parla della capacità termica. La capacità termica è comunque un fenomeno che viene studiato in fisica, è un fenomeno anche tutto sommato semplice, che però ci può far capire come per esempio gli oceani si riscaldino e con che velocità si riscaldano, e perché questo può essere un problema magari di cui non ci accorgiamo e che invece ci porterà il conto magari a breve. Naturalmente quindi i laboratori questo sono, la sfida è aperta perché ovviamente non abbiamo mai fatto dei laboratori di questa durata, ma saranno dei laboratori che andranno proprio a mirare l'obiettivo scelto, con l'esperimento scelto che verrà fatto come il solito a gruppi, svolto a gruppi. E infine c'è il discussion game. Il discussion game è anche una forma di laboratorio, noi li chiamiamo laboratori per la mente, perché sono laboratori che stimolano un po' la curiosità e stimolano anche l'interazione tra gli studenti, quindi il mettere sul tavolo le proprie idee e confrontare con le conoscenze che si hanno. Sempre questo mirato alla consapevolezza e al raggiungimento di una miglior cittadinanza scientifica, che è quello che noi vorremmo, perché se noi sappiamo, conosciamo le cose, magari sappiamo anche agire meglio per farle funzionare meglio. Il discussion game quest'anno ha un argomento abbastanza spinoso, diciamo, super attuale, che è l'intelligenza sintetica, quindi legato anche alla chat GPT, e naturalmente è intelligenza sintetica, quindi intelligenza artificiale, che però noi svolgeremo nel discussion game in maniera analogica. Quindi vogliamo che i ragazzi si mettano nei panni di un'intelligenza artificiale per riuscire a comprendere le difficoltà nel dare delle risposte che siano eticamente valide e che siano valide un po' per tutti da tanti punti di vista. Io avrei finito. Grazie mille, Raffaella. A questo punto lascerei la parola a Irene, che ci presenta invece tutto il macro mondo dei laboratori, cioè finiamo la presentazione dei laboratori con quello di divulgazione scientifica e naturalmente la Citizen Science. Quindi Irene, ricondivido, così puoi presentare il resto delle attività. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Partiamo intanto con l'attività di divulgazione scientifica, che è una novità di quest'anno. No. Ok, l'attività è rivolta alle classi del triennio e si basa appunto su quelle che sono le abilità di ricercare delle informazioni che siano corrette da fonti sicure ed attendibili e anche di saperle rielaborare e condividere con gli altri. È un'attività articolata questa su più incontri, a differenza di quelle che abbiamo visto in precedenza. Abbiamo inizialmente un incontro in modalità webinar con Stefano Sandrelli, un astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e anche autore di diversi testi divulgativi, che appunto introdurrà questo mondo ai ragazzi e alle ragazze, e con anche le prime indicazioni su come fare a appunto informarsi nella maniera corretta. Dopodiché ci sarà un incontro in classe con l'educatore, dove si introdurranno quelli che sono i metodi, quindi le tecniche, i canali, i linguaggi di quella che è la divulgazione scientifica, e anche appunto quella più moderna, che passa attraverso i social network, attraverso i podcast, i video di YouTube, ma anche i web journal. E si avvierà un lavoro che porteranno poi avanti ragazzi e ragazze in autonomia, proprio di creazione dei propri contenuti. Un lavoro che sì, viene fatto in autonomia, ma sarà comunque possibile avere un tutoraggio da parte dell'educatore, questo a distanza, appunto, per aiutare i ragazzi a ultimare i propri elaborati.
Questi elaborati, infine, sarà possibile, previa autorizzazione, vederli pubblicati anche sul sito di ERA per le scuole e sui canali social del gruppo ERA. Possiamo passare, direi, alla Citizen Science. Questa invece è un'attività dedicata a tutte le classi, che anche questa è articolata su più incontri. Avremo un primo incontro di 2 ore in presenza, in cui verranno introdotte proprio quelle che sono le tematiche della Citizen Science e dell'argomento specifico di quest'anno, che è la biodiversità, e in particolare il tema del ruolo ecologico degli impollinatori. Infatti ci rifacciamo al progetto che vedete nella presentazione, che è Cross Pollination, un progetto di Citizen Science internazionale, e appunto verranno introdotti questi temi, ma anche quelli che sono i protocolli da utilizzare per fare un buon monitoraggio scientifico. Seguirà poi un incontro in cui si andrà attivamente sul campo, quindi deve essere prevista un'uscita didattica che potrà essere svolta in parchi cittadini, aree verdi, sia urbane che naturali. Questo in particolare nei mesi di aprile e maggio, proprio per un discorso di tempi naturali degli animali. E infine è previsto un incontro online di tutte le classi che hanno partecipato al progetto, in modo tale da poter condividere quella che è stata la propria esperienza, ma anche i propri risultati, che vedrà la partecipazione di Piero Genovesi, che è il responsabile del coordinamento fauna selvatica di ISPRA. Grazie. Grazie mille Irene. Allora passiamo a questo punto al grande tema delle visite agli impianti, quindi torniamo su Andrea per la presentazione appunto delle varie attività. Eccoci di nuovo. Dunque, per quanto riguarda invece le visite, o quelli che noi appunto chiamiamo itinerari invisibili, questi diciamo che sono degli incontri un po' particolari, perché sono strutturati proprio per venire incontro alle normali, insomma, difficoltà da parte delle scuole a gestire, insomma, un'uscita direttamente sugli impianti. Quindi sono state pensate 3 modalità differenti di itinerari, in modo da poter comunque far vedere alle classi e ai ragazzi come funzionano gli impianti appunto di ERA. Quindi vediamo subito la prima modalità, che è quella della visita in presenza. Chiaramente questa rimane ed è importantissima, perché i ragazzi possono vedere direttamente, toccare con mano gli impianti del gruppo, e quindi si tratta della classica visita guidata, che comunque prevede 3 tematiche differenti. Quindi avremo il tema dell'acqua, dell'energia o dei rifiuti, che potrete scegliere, e li potrete appunto studiare e decidere, potrete decidere quale scegliere appunto dal sito. Vengono accolte 2 classi per ogni incontro, per ogni visita, e le visite si faranno comunque nel periodo tra febbraio e maggio, comunque in incontri da concordare chiaramente con i docenti, anche previo organizzazione logistica, diciamo così. Poi abbiamo alla slide successiva la visita virtuale, che invece è una versione un po' atipica di visita degli impianti, perché questa è proprio pensata per poter portare in classe la visita degli impianti. Quindi cosa succede? Che un operatore sostanzialmente andrà a presentare gli impianti del gruppo ERA, mostrandoli attraverso quello che noi definiamo un virtual tour, quindi una visita con telecamera a 360 gradi degli impianti. Gli impianti disponibili sono il potabilizzatore di Val di Setta, diciamo in provincia di Bologna, la centrale di cogenerazione di Imola, dove si produce energia elettrica e teleriscaldamento a partire da gas metano, e poi l'impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti di Granaloro dell'Emilia, abbinato però al termovalorizzatore, che appunto risiede sempre lì nelle vicinanze. Questo perché comunque sono 2 tematiche, due parti, 2 step della stessa filiera del trattamento dei rifiuti, che è importante trattare
una di seguito all'altra. Novità di quest'anno però è l'introduzione anche della visita all'impianto di Aliplast di Treviso, appunto sempre con la modalità del virtual tour, dove andremo a vedere appunto che fine fanno i nostri rifiuti una volta che li abbiamo buttati correttamente nella raccolta della plastica. Anche in questo caso due classi per ogni incontro, sempre programmabile tra febbraio e maggio. Infine abbiamo una versione un po' ibrida delle due, che è la visita virtuale in diretta, dove avremo un operatore in classe che presenterà parte dell'impianto, ma per buona parte dell'incontro si collegherà con un altro operatore che invece sarà in sede nell'impianto e potrà mostrare tramite appunto il collegamento video direttamente i vari step dell'impianto, accompagnato da esperti e da specialisti insomma dell'impianto, che quindi potranno non solo presentare le varie fasi ma anche rispondere alle domande dei ragazzi direttamente, anche chiaramente le più complicate possono venirgli in mente, perché ovviamente lavorandoci all'interno possono rispondere a qualsiasi domanda. Anche qui due classi per ogni incontro, sempre incontri tra febbraio e maggio. Grazie mille Andrea. Proseguo io a questo punto con una delle novità, diciamo, di quest'anno, che è un posto di scienza fuori classe. Un posto di scienza fuori classe nasce con diciamo, lo scopo di far uscire diciamo, il posto di scienza, ma non solo il posto di scienza, le tematiche ambientali di sostenibilità del posto di scienza dalle scuole, partendo dalle ragazze e dai ragazzi, coinvolgendo quindi tutta la comunità scolastica, oltre ai docenti naturalmente già coinvolti, anche le famiglie e i cittadini, con due modalità diverse. Allora, esperienza di cogestione, abbiamo pensato di come dire, farci portavoce nei confronti dei rappresentanti di istituto, anche come diciamo collaboratori per la progettazione delle attività che solitamente le scuole che hanno la cogestione appunto pianificano durante l'anno, in modo da fare da supporto appunto ai rappresentanti di istituto. In che modo? In due modalità. Posto di scienza, tramite i suoi educatori, potrà, come dire, supportare appunto i rappresentanti di istituto nella scelta delle attività che vengono fatte appunto nelle classi con le ragazze e i ragazzi, fatte direttamente quindi da loro. Inizialmente ci sarà un incontro che prevede diciamo una sorta di sondaggio sui desiderata degli studenti e delle studentesse di che tipo di tematiche legate appunto alla sostenibilità e all'ambiente sarebbero più interessati ad affrontare. E come possono farlo questo? Potranno farlo sia scegliendo fra le attività già previste dal programma di un pozzo di scienza, e quindi potremmo, come dire, anche attivare diciamo anche più di un'intervista programmata anche solo per loro, anche nel pomeriggio eventualmente, ma anche disponibilità da parte nostra a coprogettare con loro delle altre tipi di attività, come possono essere, che ne so, la produzione di materiale informativo, un altro tipo di divulgazione diciamo di scientifica, o comunque anche attività extrascolastiche. Quindi il posto di scienza è a servizio delle ragazze e dei ragazzi, dei rappresentanti di istituto in questo diciamo in questa esperienza di cogestione. Manderemo quindi una mail dedicata per esperienze di cogestione alle dirigenti e in coppia naturalmente anche gli insegnanti, anche perché in realtà sono i rappresentanti di istituto che dovranno aderire se interessati a questo tipo di attività. Quindi chiediamo magari anche agli insegnanti di farsi portavoce nei confronti dei loro studenti per questa tipologia di proposta. L'altra proposta è un posto di scienza in tour che prevede per quest'anno tre diversi appuntamenti per ogni territorio, quindi in Emilia, in Romagna e in Triveneto. Sono praticamente diciamo eventi che potranno essere organizzati all'interno direttamente delle sedi degli istituti scolastici,
con possibilità anche di più repliche all'interno della mattinata, ma possibilità anche di fare delle programmazioni pomeridiane e in accordo appunto con la scuola dare l'accesso anche ai familiari e ai cittadini. Allora, quest'anno in particolare abbiamo scelto di proporre una performance teatrale assoluta di Marco Mazzaioli e Maria Grazia Portera sul tema della crisi ecologica. È una performance teatrale molto, diciamo, coinvolgente, in cui, durante la quale diverse, diciamo, ci sarà una grandissima interazione sia durante la performance che dopo. Anche multidisciplinari, quindi si discuterà, sì, è vero, di un tema così grande come quello della crisi climatica, ma portata anche, diciamo, su livelli, filosofici, storici, quindi, la multidisciplinarità, di cui parlavamo all'inizio, in questo, diciamo, spettacolo, viene fuori veramente molto. Allora, io a questo punto, abbiamo fatto una carrellata molto veloce delle attività, passerei a presentarvi il nuovo portale web del gruppo ERA. Quest'anno completamente rinnovato, quindi lo andiamo a visitare tranquillamente insieme per farvi, diciamo, navigare velocemente un po' quelle che sono le attività di quest'anno. Allora, in particolare, come vedete, io adesso sono nella home page, potete tranquillamente scorrere il programma e trovare, scorrere, scusate, la pagina e vedere quindi le varie attività che si possono scegliere. In particolare, se noi andiamo nel programma di divulgazione dedicato alla scuola secondaria di secondo grado, vediamo appunto le attività del posto di scienza. Vi consiglio di partire da questa, diciamo, da Scopri un posto di scienza, perché questa pagina di Scopri un posto di scienza ci dà tutte le, diciamo, è un'introduzione un po' a quello che è il progetto, quindi un insegnante che magari non ha mai partecipato può rendersi conto meglio di quelle che sono, diciamo, un po' la filosofia, il tema, insomma, ci sono un po' le informazioni generali del progetto. Si può scaricare il catalogo e guardare la videoclip, quella che avete visto all'inizio dell'incontro. Qui c'è un po' la spiegazione appunto del posto di scienza, un po' le cose di cui stiamo parlando noi oggi, le novità di quest'anno con anche il tema appunto che è quello oltre il limite, esplorare nei nuovi orizzonti. Dopodiché, da qui possiamo andare a scoprire tutte le attività. Allora, vi consiglio anche in questo caso, c'è sempre, come dire, un menu anche qui a sinistra che è una sorta di indice di tutte le attività di cui è composto quest'anno il posto di scienza, ma potete scorrere andando giù e vedere tutti i campi, quindi un broadcast di eventi, le interview, i laboratori, le discussion game. Adesso ne apriamo qualcuno, per esempio andiamo nell'interview, vai alla pagina, qui troveriamo un po' la descrizione della modalità, della tipologia, della descrizione delle attività, gli aspetti organizzativi molto importanti e poi qui abbiamo tutte le interview, le 15 interview di cui ci parlava Andrea prima. È possibile, naturalmente, cliccando qui, andare a esplodere un po' la tematica, quindi la descrizione di quello che sono le interviste. C'è naturalmente nominato anche il relatore, è possibile poi andare a vedere anche diciamo, il curriculum del nostro relatore per conoscerlo anche meglio. E, mano a mano poi troverete anche la possibilità di andare ad iscriversi in ciascuno di questi, diciamo, di questi ambiti. Quindi per ogni interview potrete andare e iscrivervi direttamente. Adesso io provo ad andare, per esempio, apriamo per esempio i laboratori hands-on, anche qui la stessa cosa, la descrizione del progetto con gli aspetti organizzativi. In questo caso, per esempio, io posso scegliere l'obiettivo 6, andare a vedere un po' di che cosa si tratta, anche la tipologia di esperimenti che vengono fatti, che sono molto importanti per gli insegnanti. Qui viene indicato anche che oltre all'obiettivo 6 può essere abbinato all'obiettivo 13, quindi stiamo finendo di aggiornare il sito, però sarà pronto dal 2 di ottobre sicuramente, e troverete quindi la modalità per poter, diciamo,
iscrivere la vostra classe o solo per un obiettivo o per entrambi gli obiettivi abbinati, quindi obiettivo 6 con l'obiettivo 13, troverete quindi due di campi che potrete andare a selezionare per poi andare ad iscrivere la vostra classe. L'iscrizione quindi avviene in questa maniera, troverete direttamente già una parte dei campi compilati per facilitare appunto la compilazione delle attività. E ci sono anche naturalmente per l'organizzazione, adesso per esempio per gli aspetti organizzativi, molto importante, anche che la partecipazione prevede un minimo di 3 classi per chi sceglie solo un obiettivo in questo caso, oppure un minimo di 2 classi per i 2 obiettivi. Quindi a seconda del tipo di attività che voi andrete a scegliere, che sia un itinerario visibile, per esempio in presenza, ecco, poi per le attività degli itinerari invisibili in presenza è molto importante naturalmente anche andarsi a scegliere poi i vari impianti, quindi qui potrete scegliere la tematica, quindi se desiderate partecipare diciamo, al tema acqua, troverete nel format di iscrizione anche gli impianti che si possono visitare. E quindi è un po' diverso rispetto all'anno scorso, ma diciamo abbiamo cercato di fare in modo che sia più semplice anche per voi andare a visitare il tutto. Quindi voi quando arrivate appunto nella home page potete tranquillamente andare, o anche qui nell'attività didattica, vedete ci sono più punti del sito in cui uno può tornare al proprio, diciamo, al proprio campo. Importante è anche tenere monitorato l'area insegnanti, perché come dicevano i miei colleghi prima, per molte delle attività è necessario del materiale propedeutico, ma non solo, abbiamo anche degli approfondimenti che inseriremo qui dentro e anche importante, immagino per voi, faremo per ogni attività anche un materiale che vi potrà servire per andare a valutare, diciamo, quello che i ragazzi possono avere imparato dalla partecipazione ai nostri laboratori, ai nostri interview, ai nostri eventi. Quindi, come vedete, ci sono tantissimi punti in cui si può andare a vedere e a iscriversi. Naturalmente, noi siamo sempre disponibili all'interno, diciamo, per qualsiasi dubbio o perplessità che abbiate per l'iscrizione, abbiamo naturalmente scusate, la nostra, non so se sta andando avanti la presentazione, ragazzi, ditemi se la vedete. Ok, perfetto, quindi come partecipare? Le adesioni dal 2 ottobre al 15 di novembre, mi raccomando, quindi scegliete il percorso, compilate il modulo. È possibile, scusate, iscrivere una stessa classe a più attività, nel senso che una classe può fare un interview, può partecipare a un evento, può fare un laboratorio. Quindi in questo momento sentitevi liberi di scegliere le attività che più pensate siano adatte alle vostre classi. Mi raccomando, però, visto che comunque sono attività, come vedete, alcune anche un po' articolate, e diciamo, scegliete le attività che pensate di riuscire a fare con le vostre classi. Ecco, quindi non vi preoccupate, vi scelgo tanto perché chissà che cosa mi verrà accettato. Scegliete le cose che volete fare veramente e che pensate di riuscire a calendarizzare perché sulle vostre classi. I criteri di selezione, nel caso ci fossero, diciamo, più adesioni rispetto a quella che è la possibilità di accettazione, naturalmente sono i soliti criteri: l'ordine di arrivo, il numero di classi per scuola e la distribuzione territoriale. Per qualsiasi cosa, comunque, noi siamo a vostra disposizione. A questo punto io lascerei lo spazio alle domande, se ce ne sono, e quindi lascio la parola a Giuliano per capire se è arrivato qualcosa nel frattempo. Sì, abbiamo alcune domande che sono arrivate durante la chiacchierata, ve le pongo perché sono specifiche rispetto a diversi ambiti del progetto. La prima la porrei a Raffaella, perché riguarda i laboratori. Un insegnante ci chiede, Raffaella, se è possibile unire gli obiettivi 6 col 14. Immagino per
la volontà dell'insegnante, cioè quella di fare qualcosa dedicato al tema acqua in particolare. Sì. Quindi, Allora, sì, grazie Giuliano e grazie all'insegnante per questa domanda. In realtà, allora, il problema un po' è logistico, nel senso che abbiamo deciso quest'anno di selezionare un obiettivo, che era l'obiettivo 13, che in qualche modo fa da cappello a tutti gli altri obiettivi e che venga in qualche modo considerato abbinato agli altri, altrimenti diciamo che dal punto di vista logistico dovremmo anche prevedere tutta una serie di materiali interscambiabili che sarebbe magari difficile da avere a disposizione. Ma nella lotta al cambiamento climatico, visto che si parla di acqua, parliamo anche di acqua, parliamo di capacità termica degli oceani e quindi credo che magari l'obiettivo 6 e l'obiettivo 13 possano andare ugualmente insieme. perfetto, perfetto, grazie. Grazie a te. È arrivata un'altra domanda, questa vale per tutti. Ci chiedono se è possibile consultare un listino costi delle varie attività. Allora, tutte le attività del progetto Un pezzo di scienza sono a titolo gratuito, per cui non troverete un listino proprio perché le attività non hanno un costo, quindi non dovrete sostenere nessun tipo di costo. Un'altra domanda, ci chiedono se i laboratori presentati sono inclusivi, cioè possono coinvolgere anche gli studenti con delle disabilità. Sì, Prego. grazie. Solitamente sì, nel senso che insomma, cerchiamo di costruire il laboratorio in maniera che anche gli esperimenti che vengono proposti siano semplici proprio per essere effettivamente fatti anche da persone che possono avere una disabilità. Dopo naturalmente dipende dal tipo di disabilità. Però l'inclusione c'è sempre, nel senso che noi strutturiamo sempre i nostri laboratori, anche qui all'immaginario scientifico, in maniera tale che tutti possano accedere alle informazioni che diamo, nel modo che loro, con cui loro possono accedere. Perfetto. Poi avrei un paio di domande invece da rivolgere a Irene perché riguardano il progetto, il laboratorio di divulgazione scientifica. Quindi Irene, provo a riportarti quello che ci chiedono, i docenti. Allora, intanto ci chiedono se i contenuti divulgativi prodotti dagli studenti devono essere un progetto unico. Ad esempio, ci dice questo prof. Se scelgo le modalità video, YouTube, tutti registreranno i video o qualcuno può fare video o ad esempio podcast o altro? Allora, non è necessario che tutti facciano la stessa cosa, usino la stessa tecnica, anzi è preferibile, se i ragazzi ne hanno volontà, di mettersi in gioco con più tecniche diverse. Perfetto, potevo farteli entrambe, vi devo ripassare la parola. Ci chiedono se prevediamo una durata minima o massima per il tutoraggio facoltativo. Ok, per il tutoraggio facoltativo avevamo immaginato 2 o 3 incontri della durata di massimo 1 ora, questi dovrebbero essere sufficienti come tutoraggio. Perfetto. Direi che con questa domanda abbiamo concluso, dato risposta a tutte le curiosità dei docenti collegati con noi, quindi io ripasserei la parola a Lucy per le conclusioni. Grazie mille Giuliano, grazie intanto a tutti i docenti e i docenti che hanno partecipato a questa presentazione. Vi ricordo che la registrazione sarà sul sito, presente sul sito. Vi ricordo quindi che lunedì 2 ottobre partono le adesioni, quindi iscrivetevi pure e noi siamo a disposizione vostra. Grazie di tutto, grazie ai miei colleghi che mi hanno supportato in questa presentazione e nel grande lavoro fatto, diciamo, siamo partiti già da giugno e quindi speriamo che il programma con le scelte che abbiamo fatto sia di vostro gradimento, ma soprattutto delle ragazze e dei ragazzi. In questi anni ci siamo resi conto comunque che lavorando a stretto contatto con loro ci danno tantissima soddisfazione, nel senso che li vediamo molto coinvolti, quindi questo ci dà speranza nel fatto che comunque il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo comunque possa essere diciamo utile per loro. Grazie a tutti, a presto e ci rivediamo nelle classi a questo punto.